Radio Radicale, siamo con Paolo Tiramani, deputato della Lega, capogruppo in Commissione Vigilanza RAI per parlare dell'emergenza coronavirus. Allora, lei oggi è intervenuto qui a Montecitorio sul decreto coronavirus. Che tipo di valutazioni ha fatto, sia per come si è comportato il Presidente del Consiglio che per diciamo, lo scontro che abbiamo visto tra le regioni e Palazzo Chigi? Noi come gruppo della Lega abbiamo votato a favore di questo provvedimento, vista l'urgenza, per dare un segnale alla nazione come tutti gli altri gruppi parlamentari. Rimaniamo scettici da come però il governo ha affrontato questo tema. Io non sono né un medico né un virologo e quindi non posso... È un sindaco? Sono un sindaco, però non posso infrappormi nella diatriba tra il primario, il San Raffaele Gismondo, tra Burioni. Però posso criticare l'operato di Conte e del suo governo, perché qua i casi sono due. La situazione è stata sottovalutata e quindi questo è molto grave da un punto di vista sanitario nazionale, oppure è stata sopravvalutata, e se è stata sopravvalutata non va bene lo stesso, perché stiamo creando un vero e proprio danno economico alla nazione. L'altro giorno la borsa in 24 ore ha perso oltre 30 miliardi di euro, le aziende arrancano, le manifestazioni sono sospese, ci sono tanti operatori economici che stanno subendo danni importanti. Questo proprio non ci voleva, ripeto, in entrambi i casi la situazione non va. Poi abbiamo Conte che invece di elogiare gli operatori del settore che stanno dando anima e cuore alla cura dei malati, attacca soprattutto l'ospedale di Codogno e regioni virtuose come la Lombardia, e questo è un altro segnale brutto per tutta l'Europa. È brutto perché non si tratta così chi opera per il bene della nazione. Ha avuto un po' il sospetto che il Premier volesse in qualche modo prendere un po' tutta la scena? Assolutamente sì, lui avrebbe dovuto fare questo decreto molto prima per dare un cappello alle regioni che invece hanno dovuto navigare a vista e produrre delle ordinanze autonome, idem i sindaci. Quindi questo provvedimento arriva con ritardo, un ritardo in cui lui è apparso un po' ovunque, addirittura 16 volte in un solo giorno, come riportano importanti quotidiani nazionali, che avrebbe fatto irritare anche il Colle, per avere una scena su una questione che non dovrebbe essere mediatica ma fattiva. Addirittura andando a criticare, ripeto, gli operatori sanitari, a Codogno c'è un primario che doveva andare in pensione il 29 febbraio, che invece ha deciso di non andarci e di stare in trincea. Questi sono gli esempi di cui ha bisogno la nazione, non di gente come Conte e Speranza che si riempiono la bocca di parole e provvedimenti ma poi non stanno sul campo. Noi sindaci ci siamo sentiti abbandonati, io non ho emesso alcuna ordinanza, altri miei colleghi in panico lo hanno fatto prima che le varie regioni in qualche modo intervenissero, ma non è così che si affrontano i problemi. Sì. Senta, la Regione Piemonte come si è comportata per le scuole? Noi abbiamo visto che c'è stata una polemica con la Regione Marche, è stato impugnato diciamo, il provvedimento del governatore Ceriscioli che ha chiuso le scuole. Anche in Piemonte le scuole sono state chiuse, ma è stata un'ordinanza dovuta perché vi erano parecchi casi sospetti, oltre 50, che poi si sono ridotti ad oggi a poche positività, un paio, però è stata una misura urgente senza un coordinamento nazionale che ha portato alla chiusura di alcuni locali pubblici, all'annullamento di tutte le manifestazioni, chiusura delle scuole. Questo capisco che genera ansia e panico soprattutto nei cittadini, ma in quel momento era la misura da prendere e bene ha fatto Alberto Cirio a muoversi in tal senso. Sì. Il giudizio complessivo sul lavoro della Protezione Civile qual è? Molto negativo, perché
I tecnici avrebbero dovuto imporre al governo confrontarsi perché questo decreto, questo cappello arrivasse prima senza fare azioni a macchie di leopardo. Quindi il mio giudizio su Borrelli è negativo. Io l'ho detto come battuta, ma non troppo. Avessimo avuto ancora uno ipercriticato in passato ma rivalutato dalla storia come Guido Bertolaso, le cose sarebbero andate molto meglio. Sì. L'ultima cosa, lei è preoccupato per gli effetti economici di questa situazione? Adesso si aspetta delle contromisure da parte del governo, e quanto è tollerabile una situazione del genere? Sicuramente il PIL andrà malissimo nei prossimi mesi. Io ripeto, se queste misure servono a contenere un problema reale, non essendo io un medico, per carità, ma siccome credo tutto si rivelerà alla fine un boomerang e coronavirus sarà classificato poco più di una normale influenza, che è quello che ci auguriamo tutti, saranno problemi seri per l'economia e non saranno tollerati più questi dilettantismi provocati da questo governo di incapaci, che secondo me dovrebbero fare, finita l'emergenza, la cosa più giusta di mettersi in blocco. Bene, la ringrazio molto, ringrazio Paolo Tiramani, deputato della Lega e capogruppo in Commissione di Vigilanza RAI.